Non ce l'ha fatta Anna Maria Recce, la 29enne di Buonalbergo rimasta vittima di un terribile incidente a Casalbore giovedì scorso, mentre faceva ritorno a casa da lavoro per la pausa pranzo. La ragazza, per cause ancora poco chiare, era stata sbalzata dalla sua Fiat Punto in una scarpata, finendo poi violentemente contro una parete rocciosa tra la vegetazione. Le sue condizioni erano apparse purtroppo molto critiche sin dal primo momento, non lasciando intravedere nessun segnale di miglioramento. I sanitari del reparto di rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Napoli hanno fatto tutto il possibile, senza tralasciare nulla, per strapparla alla morte. La 29enne era giunta in condizioni disperate dopo essere stata trasferita in eliambulanza dai sanitari del 118. Giovan Battista Fabiano, medico in pensione del paese, l'aveva praticato con immediatezza le prime fondamentali manovre di soccorso, liberando le vie aeree e monitorando la situazione fino all'arrivo degli operatori STIE 118 di Monte Calvo Irpino e dell'ambulanza medicalizzata SAUT 118 giunta ad Ariano. Sotto accusa, sin dal primo momento, la strada provinciale 209, uno dei tratti viari completamente trascurati dalla provincia di Avellino. L'asfalto è ballerino in più punti. Tempo fa si è provveduto a rifarlo senza neppure rimuovere il vecchio strato. Ciò che è accaduto ad Anna Maria Recce è una tragedia annunciata. Il punto esatto in cui la Fiat Punto è volata in fondo alla scarpata è sprovvisto completamente di protezioni. L'ultima striscia di guardrail fatiscente e inconsistente termina poco distante dal luogo dell'incidente. Se ci fosse stata una barriera possente, le cose sarebbero andate diversamente. Anna Maria avrebbe impattato contro la struttura in ferro e non sarebbe mai finita in fondo alla scarpata in quel modo così violento e devastante. Anni fa, stessa sorte era toccata ad un altro automobilista, con conseguenze meno gravi rispetto alla ragazza di Buonalbergo, il cui cuore ha cessato di battere per sempre. Dolore nei due comuni del Miscano, dove si è pregato e sperato fino all'ultimo in un miracolo.